Eccoci qui, siamo in diretta. Buon lunedì a tutte, signore mie, benvenute all'interno di questa diretta, di questo nostro appuntamento fisso del lunedì pomeriggio. Come state? Come andiamo? Allora, datemi un attimo che vi devo condividere delle slide perché oggi andrò ad analizzare nel corso di questa diretta i risultati di una mia paziente, quindi eccole qui, perfetto. Dunque, per tutte le nuove donne all'ascolto, io mi presento molto velocemente. Io sono Federica Saccone, educatrice alimentare e personal trainer, autrice e creatrice di quello che è il metodo FESPO, un metodo scientifico collaudato che consente a quelle che sono le nostre pazienti di essere in forma senza rinunciare ai carboidrati, senza prendere pillole, beveroni, sostitutivi del pasto, senza farla fame e senza allenamenti estenuanti. E in particolare oggi andrò ad analizzare insieme a voi i risultati di una mia paziente che ha perso diversi chili, diversi centimetri, e forse non potrò fare il giochetto quanti chili ha perso perché lo vedete nel titolo di questa diretta, però vabbè, non fa niente, non lo facciamo questa volta e andiamo appunto ad analizzare insieme i suoi risultati, quindi scenderemo nei dettagli, vedremo alcuni esempi della sua alimentazione, della sua appunto alimentazione, della sua giornata alimentare tipo e vedremo un po' come ha ottenuto questi meravigliosi risultati, quindi come ha perso questi 6,33 kg a 54 anni, quindi nonostante, tra virgolette, l'età, come questi chili, insomma, sono andati via. Quindi io direi vi condivido lo schermo e passiamo subito all'analizzare questi risultati. Allora, iniziamo subito, signore mie. Dunque, la donna che vedete in foto è una paziente FESPA che, dopo ci soffermiamo sui risultati, quando ha iniziato il suo percorso aveva un peso di 69 kg. Quindi durante il suo percorso, ancora non siamo giunti alla fine, pesa 63 kg, quindi ha perso in totale 6,33 kg da tutto il corpo. È una donna di 54 anni con diverse patologie, con diversi dolori. Infatti, come potete vedere da questa slide, presenta dolori alla schiena dovuti a delle ernie, artrite ai piedi e problemi legati alla cervicale. Inoltre, stiamo parlando di una paziente che soffre di stitichezza, quindi è stitica e presenta dei calcoli renali. Questa è la situazione molto generale, della situazione di partenza e della situazione, delle patologie, dei vari dolori che questa nostra paziente ha. Quindi, come abbiamo detto, sono andati via 6,33 kg da tutto il corpo. E come potete vedere anche dalle foto si iniziano a vedere quelli che sono i primi miglioramenti. Molto di più si vede da questa immagine, da questa foto di profilo, dove vediamo un addome sicuramente meno gonfio, meno grasso, vediamo una gamba con una pelle più compatta e vediamo quindi anche un punto vita qui nella prima foto, nella foto frontale, vediamo questo punto vita che sta spuntando, vediamo delle braccia più magre, vediamo quindi un miglioramento un po' in tutto il corpo, specialmente a livello della pelle. Guardate la pelle come ad occhio, è più tonica, più compatta, più luminosa. Scendiamo un po' più nei dettagli della sua situazione prima di conoscerci. Dunque, abbiamo detto che è una donna di 54 anni, ha iniziato il suo percorso con un peso di 69 kg. E ad oggi ha perso 6,33 kg e quando ci ha contattati il suo obiettivo era quello di perdere 10 kg, quindi abbiamo quasi raggiunto questo obiettivo, e sentirsi finalmente a proprio agio davanti allo specchio. Infatti questa paziente diceva, lamentava proprio il fatto di non riuscire a guardarsi allo specchio perché non si piaceva. Quindi era arrivata ad un punto di, tra virgolette, odio nei confronti del suo corpo e questo non riuscirsi a vedere allo specchio appunto la portava ad evitare gli specchi, no? A quante donne capita di non riuscire a guardarsi allo specchio e magari
avete in casa degli specchi enormi e camminate così in casa. Quante donne? Scrivi io nei commenti se anche tu ad oggi non ti guardi allo specchio e cerchi di evitare in tutti i modi di appunto guardarti allo specchio. Fammelo sapere nei commenti. E in passato ho seguito diete molto restrittive, quindi le classiche diete da fame, in cui poteva mangiare solo frutta, verdura, carni bianche, il tutto ovviamente pesato, e non poteva mangiare pasta, pane, dolci, alcolici, tutte queste cose, anche la pizza, tutte queste cose le erano vietate, quindi poteva mangiare solo carni magre, pesci magri e frutta e verdura. Quindi capite bene, stiamo parlando delle classiche diete restrittive, povere di carboidrati, povere di tutto, insomma. E come spesso accade in questi casi, quindi come spesso accade a tutte quelle persone che si sottopongono, o meglio seguono una dieta restrittiva, una dieta a base di proteine e verdura, praticamente al termine della dieta, al termine di questo regime, ecco che riprendeva poi tutti i chili con gli eccessi, manifestando quindi quello che è l'effetto yo-yo tipico di tutte le diete, effetto collaterale delle diete. E quindi è arrivata da noi, come vedete, nella prima foto. Ed ecco alcuni esempi della sua giornata alimentare. Io so che molte di voi vogliono capire cosa si mangia, che cosa bisogna mangiare, eccetera, eccetera. Quindi ecco che vi riporto alcuni esempi, sono quattro esempi, di alcune giornate tipo di questa nostra paziente. E ci tengo a sottolineare che sono delle giornate alimentari tipo, il che significa che nessuna delle nostre pazienti mangia le stesse cose. Semplicemente ognuna di loro guarda ciò che ha nel frigo e decide cosa mangiare, quindi quello che io vi vado a leggere è stato scelto direttamente da lei. Dunque, partiamo dalla colazione. Colazione, un pezzo di torta chantilly con dello yogurt greco. A pranzo abbiamo della fesa di tacchino con delle patate al forno, con della verdura e ovviamente dell'olio per condire appunto il pasto e una mela. A cena abbiamo del petto di pollo con delle patate sempre al forno e con un altro pezzo di torta chantilly. Passiamo al giorno numero 2, un'altra giornata alimentare tipo. Colazione con del kefir con un mix di frutta secca e un'arancia. Pranzo, panino con prosciutto cotto, della verdura e ovviamente sempre dell'olio perché l'olio non può mancare. Cena, panino con frittata e olio extravergine di oliva. Come potete vedere, prima di andare avanti, come potete vedere, non ci sono gli spuntini. Questo perché con FESPA non vi imponiamo un numero di pasti da fare al giorno, non vi imponiamo di fare 5, 4, 6, 7, 8 pasti al giorno. Ognuna di voi sceglie quanti pasti fare, quindi che tu voglia fare 2, 3, 4, 5, 6 pasti al giorno, a noi non interessa, puoi fare i pasti che vuoi. Anche perché questa donna è una donna che ha un lavoro abbastanza pesante, ha un lavoro strutturato su diversi turni, quindi mi rendo conto, capisco anche che ovviamente non è libera di poter fare 6 pasti, 5 pasti, no? I classici pasti da dieta, no? Dove vi impongono il numero dei pasti da fare. Quindi continua. Ah, e un'altra cosa che ci tengo a farvi notare è la presenza dei condimenti, no? Perché sottolineo questa cosa? Perché purtroppo il termine educazione alimentare, libertà alimentare, viene abusato al giorno d'oggi. Al giorno d'oggi vi parlano di educazione alimentare anche riferendosi a dei metodi, delle diete che di educazione alimentare non hanno nulla. Ci sono addirittura le mie pazienti mi dicono che hanno seguito dei metodi, dei percorsi in cui si proponeva la libertà alimentare, l'educazione alimentare, e poi in realtà si ritrovavano a non poter utilizzare i condimenti, come ad esempio l'olio, come ad esempio il sale, come ad esempio le spezie. E questa non è educazione alimentare, perché che educazione alimentare è se io non posso condire i miei pasti con dei grassi buoni, come nel caso dell'olio extravergine di oliva, oppure utilizzando del sale?
Attenzione, non sto dicendo che dovete prendere prendere la confezione di sale e buttarla all'interno dei vostri pasti. Semplicemente il sale può essere utilizzato senza ovviamente abusarne. Andiamo avanti, giorno numero 3, colazione, torta degli angeli con delle noci, pranzo, petto di pollo con un panino e cena, ricotta con patate e fagioli. Giorno numero 4 abbiamo un'altra volta il kefir con mix di frutta secca, perché questa paziente non mangia latte, non beve latte, in quanto non lo digerisce e quindi non assume latte, ecco perché non vedete il latte a colazione. A pranzo abbiamo della pasta condita a piacere e a cena abbiamo un panino con del petto di pollo, prosciutto cotto e formaggio. Questi, come dicevo, sono degli esempi di alimentazione tipo che vi riporto semplicemente perché mi chiedete, no? Sì, ok, ma cosa si mangia? Senza capire che non è importante il cosa si mangia, ma il come si mangia. E come infatti potete vedere da questi esempi che vi ho riportato, il percorso della paziente è stato improntato, è stato strutturato su un'alimentazione più equilibrata e sicuramente molto più varia rispetto alle diete che aveva seguito in passato. Perché se vi ricordate all'inizio vi ho fatto la panoramica generale dicendovi che prima di conoscerci questa paziente aveva provato la qualunque, tra cui anche le classiche diete restrittive, zero carboidrati, solo con frutta, verdura e proteine magre. E ovviamente questa alimentazione bilanciata, equilibrata, varia, ok? Le ha permesso non solo di ottenere questi primi risultati notevoli, senza sforzi e senza dover fare rinunce alimentari estreme, ma soprattutto le impedirà di cadere in quello che è l'effetto yo-yo, perché ormai lei sa che può mangiare tutti gli alimenti bilanciandoli, equilibrandoli tra di loro, quindi capite bene che l'effetto yo-yo diventa solo un lontano e brutto ricordo, perché i chili una volta persi non si riprendono più. Inoltre le è stato insegnato anche come cucinare le stesse pietanze per ogni componente della famiglia, quindi le abbiamo evitato di prepararsi delle pietanze diverse rispetto a tutti gli altri membri della famiglia e questo ovviamente rende il percorso di dimagrimento più sostenibile e soprattutto non va a, come dire, inficiare su quella che è la routine delle singole pazienti, perché nel momento in cui potete cucinare la pasta per voi e potete cucinare la stessa pasta per tutta la famiglia senza dover sporcare pentole e pentolacce per ogni componente della famiglia, capite che è uno stress in meno, una preoccupazione in meno e questo rende più scorrevole, più sostenibile, più piacevole quello che è il vostro percorso di dimagrimento. E infatti educazione alimentare, signore mie, significa anche questo: imparare a condividere le stesse pietanze nonostante si sia, tra virgolette, a dieta, tra virgolette, con le persone care. E trasmettendo anche delle corrette abitudini alimentari anche alle persone che condividono i pasti con voi. Passiamo dal punto di vista degli allenamenti. Ci tengo a sottolineare che ovviamente compreso al percorso alimentare questa donna ha integrato anche dell'esercizio fisico, perché ovviamente FESP è un percorso completo a 360 gradi che non riguarda solo l'alimentazione, ma riguarda anche l'esercizio fisico e l'approccio mentale. E, dal punto di vista motorio, le sessioni che svolge attualmente sono 3 sessioni settimanali della durata di circa 40 minuti, comodamente da casa. Quindi lei si allena da casa, 3 sessioni, 35-40 minuti su per giù, ed è importante sottolineare che, come potete vedere, non è importante la quantità, cioè non è importante fare ore e ore e ore di attività fisica, non è importante fare ore e ore e ore di palestra, ma è importante la qualità dell'esercizio fisico e ovviamente il continuare poi a svolgere, a seguire quello che è il percorso.
Questo approccio, o meglio, questi allenamenti così brevi, questi allenamenti da poter svolgere tranquillamente da casa, ovviamente si sono integrati sempre di più, ancora meglio, a quella che è la sua routine, a quello che è il suo stile di vita, in modo da evitare ostacoli ed evitare anche le classiche scuse che molto spesso ci si dà pur di non fare quell'azione. Cioè, che cosa significa? Che nel momento in cui voi avete una vita super impegnata, siete delle donne che lavorate 8-9 ore al giorno, svolgete degli allenamenti, svolgete avete una vita attiva, dei figli, eccetera, eccetera, io capisco che magari diventa giustamente difficile riuscire ad integrare anche l'esercizio fisico nel momento in cui questo sia estenuante, vi porti a dover andare necessariamente in palestra, a fare ore e ore e ore di palestra, eccetera, eccetera. Ma nel momento in cui voi seguite un metodo flessibile che si adatta al vostro stile di vita e non il contrario, capite che tutto diventa più sostenibile, tutto diventa più lineare, tutto diventa molto più facile. È questo anche il trucco, no? Il potere della personalizzazione, su cui noi di FESPA battiamo molto, la personalizzazione di un percorso e non la dietina copia e incolla che finora magari vi è stata propinata, proprio come a questa donna che vedete qui in foto. Ora, io rispondo ad alcune delle vostre domande, prima però rinnovo i miei complimenti a questa paziente per aver ottenuto questi primi risultati, per aver perso questi primi 6 kg e 33 cm da tutto il corpo e per star rimodellando appunto il suo corpo senza sforzi eccessivi e soprattutto per rispondere anche alla domanda di provvidenza. No, senza integratori. Noi non proponiamo integratori, non proponiamo pillole, non proponiamo pasti pronti, non proponiamo alcun tipo di integratore pseudomagico. Niente, zero. Allora, saliamo un po', ho visto che ci sono delle domande. Demotivata per l'età e perché ho provato tantissime volte. Allora, guarda Lina, io ti posso dire che l'età non conta, nel senso che si può dimagrire a 40, così come a 70, così come a 80, io non so quanti anni tu abbia, ma l'età non conta. Capisco la demotivazione perché capisco che dopo averle provate di cotte e di crude, dopo aver provato la qualunque e non aver raggiunto risultati, non aver ottenuto risultati, io capisco che subentri quella che è la demotivazione, ma il problema è che se finora non hai raggiunto i risultati sperati è semplicemente perché quella dieta, quel metodo, quel percorso, quel prodotto, quello che è, semplicemente non era personalizzato e non si adattava al tuo stile di vita e soprattutto non era incentrato sul fornirti un'educazione alimentare, cioè una conoscenza degli alimenti, di quello che mangi, di quello che metti nel piatto e questa educazione alimentare che poi ti porta ovviamente a saperti gestire in piena autonomia. E questo è il problema, non sei tu, non è il tuo corpo. È semplicemente un problema di strategia alla base. Questo è il succo del discorso spiegato in parole spicciole, senza dilungarmi tantissimo. Bravissima, brava, bravissima, complimenti. Esatto, bravissima, complimenti, esatto, complimentissimi. Come si può fare guardarsi allo specchio con sorriso? Colazione, Daniela. Colazione. Ti spiego subito, se tu adesso sei in un corpo che non ti piace, l'unico modo che hai per cambiare questa situazione, per iniziare a piacerti di nuovo, è fare un'azione che ti sposti dalla tua situazione attuale. Nel senso, ad oggi hai X chili in più e non ti piaci più. Ok, ho fatto anche la rima. Cosa devi fare per piacerti di più? Perdere questi chili di troppo, perderli in modo duraturo, in modo sostenibile, in modo
Già l'ho detto, duraturo, probabilmente sì. Sì, oggi, come potete notare, questo cambio d'ora che c'è stato in Italia ha influito anche su di me. Anch'io mi sento stordita, come vi sentite magari voi, del cambio ora in Italia, no? Quindi lo accuso anch'io dall'estero. Dunque, cosa devi fare quindi per piacerti di più? Fare azione, fare un'azione, fare quel passo che ti porta a dimagrire, a liberarti di quei chili di troppo che attualmente non ti stanno impedendo di guardarti allo specchio. Cosa ha permesso, sta permettendo a questa donna di guardarsi nuovamente allo specchio? Seppur il suo obiettivo ancora non l'abbiamo raggiunto, perché il suo obiettivo è perdere 10 kg, ne abbiamo persi 6, ma abbiamo altri mesi davanti, no, per perdere questi chili. E cosa le ha permesso di potersi finalmente riguardare allo specchio, no? Il fatto di aver fatto un'azione, di aver messo un punto alle classiche diete, all'effetto yo-yo, e di aver fatto un'azione in una direzione diversa rispetto a quanto finora ti hanno fatto credere che funzionasse, ma che in realtà non è così. Nel senso, lei si è distaccata da quelle che sono le classiche diete che tutti vi propinano lì fuori e ha preso una strada differente, quella della vera educazione alimentare, perché come vi dicevo prima, educazione alimentare per alcuni equivale a rinunciare ai carboidrati, eliminare il sale, eliminare l'olio, eliminare i dolci, fare cucine separate, ma questa non è educazione alimentare, questa è la classica dieta, ma ci mettiamo educazione alimentare perché va di moda. Però fin quando voi non fate un'azione, un primo passo, non potete raggiungere alcun tipo di risultato, nel senso, se io voglio tagliarmi i capelli, ok, ma non vado dal parrucchiere, sti capelli non me li taglierò mai. Se io voglio diventare bionda, ma non faccio l'azione di andare dal parrucchiere, e il capello biondo non è che scende dal cielo. Chiaro il discorso? La stessa cosa vale per qualsiasi obiettivo voi vogliate raggiungere, ok? Non pensate che, vabbè, il mio corpo, no, non è il vostro corpo, perché tante donne raggiungono i loro obiettivi, tante donne hanno vissuto quello che state vivendo voi adesso e hanno raggiunto comunque poi i loro obiettivi. Vedete tante testimonianze che vi portiamo ogni giorno, ogni settimana qui su questi schermi, ok? Così come anche lei. Quindi questo che cosa vi dovrebbe far capire? Che non è che loro sono fortunate o geneticamente portate. Semplicemente che non si sono accontentate e hanno deciso di mettere un punto alla situazione che causava loro sofferenza. Io mi guardavo allo specchio e mi mettevo a piangere, adesso mi guardo e sono orgogliosa di me. Grande Paola, grandissima! Il mio problema è di testa, perché ho fatto tante diete che andavano bene finché la mia testa era capace di seguire, ma dopo 1 o 2 mesi comincio a perdere la pazienza, sgarro fino a recuperare i chili persi. Esatto, voglio risponderti, Antonella, prendo il tuo messaggio perché è molto interessante ed è ciò che succede. Voglio darti una spiegazione del perché succede ciò. Allora, quando tu inizi una qualsiasi dieta, ok? All'inizio sei motivata e anche se ti dicono, Antonella, zero carboidrati, zero dolci, zero pizza, zero tutto, tu, dato che sei motivata nel fare quell'azione, eccetera, eccetera, all'inizio ti sforzi a livello conscio, ok, di seguire quel determinato regime alimentare. Quindi ti sforzi di seguire lo schemino, ti sforzi di togliere la pasta, di rinunciare alla pizza, di rinunciare ai dolci, eccetera, eccetera. Che cosa succede? Che, dato che l'essere umano, o meglio noi, viviamo tutti i giorni con il pilota automatico, cioè facciamo delle azioni in modo inconscio, perché siamo abituati a farle, ok? Che cosa succede? Che dopo un po' che tu ti sforzi cosciamente a seguire quello schema, arrivi a un punto in cui le tue abitudini alimentari, le tue cattive abitudini alimentari, prendono il sopravvento e quindi ti lasci andare e torni sui tuoi vecchi passi. Quindi che cosa significa questo? Che perché le diete non funzionano? Perché nel momento in cui tu hai lo schemino ti puoi sforzare per 1 mese, per 2 mesi, per 3 mesi di seguire consciamente quello schema, quella dieta, ma nel momento in cui lo sforzo viene meno e ti lasci prendere,
lasci prendere il controllo alla tua mente inconscia, alle tue abitudini, ecco che ritorni sui tuoi vecchi passi. Ed è per questo che una dieta, tra virgolette, se la vogliamo intendere come stile di vita, allora sì, se la intendiamo come restrizioni, allora no. È per questo che un buon percorso di dimagrimento non deve limitarsi all'alimentazione, ma deve cercare di risolvere il problema dalla radice, andando quindi a lavorare su quello che è l'approccio mentale, andando quindi a lavorare su quelle che sono le tue abitudini alimentari e cambiare quelle abitudini alimentari sbagliate che ti porti dietro probabilmente da anni. Ecco perché la dieta, tra virgolette, l'alimentazione, lo schema rigido da solo non fa. Perché se tu non cambi qui, puoi seguire tutte le diete del mondo, passerai da una dieta all'altra di anno dopo anno e ingrasserai sempre di più, perché non stai cambiando qui. E cambiare qui, attenzione, non è che dovete andare da uno psicologo, da uno strizzacervelli, cioè non dovete fare delle sedute da uno psicologo, dovete semplicemente capire, imparare a conoscere il cibo. Imparare a conoscere il cibo, far pace con quelli che sono gli alimenti, far pace con quelli che sono tutti i cibi e imparare a gestire le vostre giornate, a mettere nel piatto quello che vi va, senza dover avere delle restrizioni alimentari. Solo così riuscite a dimagrire e a mantenere i risultati nel tempo, saltando da una dieta all'altra. No. Come mai se mangio qualcosa in più aumento di peso? Dipende. Sicuramente se oggi mangi una pizza e domani ti pesi, vedi 2 chili in più sulla bilancia. Quei 2 chili in più sulla bilancia non sono di grasso, ma sono di liquidi. Perché ovviamente devi dare il tempo al tuo corpo di smaltire quella pizza che hai mangiato. Ma si può perdere chili mangiando dolci? Sì, ovviamente con equilibrio. Perché è possibile ciò? Perché non esistono cibi che fanno ingrassare e che fanno dimagrire. Ed ecco perché tu puoi mangiare i dolci e dimagrire. Tant'è vero che prima vi dicevo, tornando a lei, che nella sua giornata alimentare tipo, ad esempio, la prima che vi ho detto, a colazione questa paziente ha mangiato un pezzo di torta chantilly e l'ha mangiato anche a cena. E comunque ha perso 6,33 kg. Questo perché nessun cibo è buono o cattivo, ma è l'equilibrio che fa la differenza, è la dose che fa il veleno. Voglio sapere di più, posso chiamarti? Allora no, sicuramente non puoi chiamare me, Anna, ma puoi richiedere informazioni ad un consulente FESPA. C'è il link nei commenti, prendi appuntamento nell'orario in cui sei più comoda e fai analizzare la tua situazione. Dopo mesi che ho seguito la mia nutrizionista ho perso peso, ero arrivata a 59, adesso il mio cervello non connette più, ho bisogno di assaggiare qualcosa di dolce, sono arrivata a 65, mi aiuti? Grazie, perché dovevi essere 55. E Pina, togli di mezzo la dieta, questo perché, come dicevo prima, la dieta, per come la intendono purtroppo nella società odierna, è restrizione, privazione, ma il nostro cervello non vuole la restrizione, non vuole la privazione, non vuole privarsi dei cibi, ok? Ed ecco perché se vuoi raggiungere il tuo peso forma, tra virgolette, i 55 kg che devi raggiungere probabilmente anche per una questione di salute, devi integrare nella tua alimentazione anche i cibi proibiti, i cibi tabù, dei quali finora magari ti han fatto appunto privare, perché più ti privi, più cadi in quelle che sono le voglie alimentari, in quello che è il desiderio di mangiare quell'alimento. Ok. Per chi è vegetariano, semplicemente non mangi la carne, il pesce, poi non so se mangi pesce, semplicemente mangi quello che mangi adesso apportando delle piccole modifiche all'interno della tua alimentazione. Tutto qua. Il bere quanto è importante? È importantissimo. Considera che il 50% del nostro corpo è costituito da acqua. Ciao Federica, è una settimana che sono nel gruppo FESPA, complimenti a te e alla mia coach Renata Sapienza. Grande Carmela! Non credo più nessun miracolo, si mangia poche attività fisica o niente. Certo Maria, per i miracoli non siamo ancora attrezzati, guarda. E capisco però questa tua domanda, perché purtroppo vi inculcano che
vi inculcano che per dimagrire bisogna far la fame, eccetera, 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 insomma, cose che già sapete. E mangiare poco no, perché se tu per mangiare poco intendi 30 grammi di pasta con 100 grammi di pollo, questo non ti fa dimagrire. Sul lungo termine ti porta paradossalmente ad ingrassare, perché più tu fai la fame, più tu ti bruci quella che è la massa magra, la massa muscolare, più poi hai voglia di cibo, perché ovviamente non facendo dei pasti equilibrati, completi, che ti saziano e che ti fanno passare anche quelle che sono le tue voglie, i tuoi desideri, tendi a abbuffarti successivamente. Quindi mangiar poco non fa dimagrire. Non sto dicendo che dovete abbuffarvi, che dovete mangiare mezzo chilo di pasta o mezzo chilo di torta al giorno, non sto dicendo questo, perché poi abbuffarsi è un estremo, mangiar poco è un altro estremo. Bisogna trovare il proprio equilibrio, ma ti assicuro che per dimagrire non devi far la fame, non devi mangiare delle porzioni che mangerebbe un uccellino, non devi mangiare poco, devi mangiare le giuste porzioni alimentari per te, avendo un percorso, ovviamente una strategia alimentare alla base, avendo delle poche semplici regole alimentari alla base. Attività fisica, assolutamente sì, l'esercizio fisico è importante, e mai detto il contrario. Serve l'esercizio fisico, ma non servono ore interminabili di palestra o ore interminabili di attività cardio. Bastano 30, 20, 30 minuti, 40 minuti, 2-3 volte a settimana ed il gioco è fatto. Perché non ci fai un abbinamento di un pasto? Allora, Alessandra, nel corso di questa diretta ho riportato alcuni esempi di quelli che sono i pasti di questa paziente che vedi qui. E non ci sono abbinamenti particolari, semplicemente, te lo ripeto, prendiamo un giorno a caso torta degli angeli con noci, panino con petto di pollo, insalata, cena ricotta con patate e fagioli. Il discorso non è il cosa mangio, ma il come mangio, cioè è quello il problema, non è il cosa, ma è il come mangi, come ti nutri. No, non sono la consulente, ci sono consulenti che si occupano di effettuare quelle che sono le consulenze gratuite, all'interno delle quali viene analizzata la vostra situazione. Nel caso in cui rispettiate quelli che sono i requisiti che richiediamo per accedere ai nostri percorsi, vi viene presentato il percorso che più si adatta alle vostre esigenze, ok? Il metodo FESPA non sono consigli e indicazioni, il metodo FESPA è un percorso strutturato con un supporto a 360 gradi, all'interno del quale vi viene insegnato attraverso la nostra applicazione FESPA, attraverso quelli che sono gli strumenti che noi di FESPA mettiamo a disposizione, attraverso il supporto giornaliero che avviene mediante l'affiancamento di una coach, vi viene insegnato come mangiare, vi viene data quella che è l'educazione alimentare. Cioè, cosa facciamo noi di FESPA? Vi prendiamo per mano e vi portiamo verso il raggiungimento dei vostri obiettivi. Perdere 10 kg, 5 kg, 20 kg, 30 kg, 40 kg, 50 kg, quello che è il vostro obiettivo, insomma. E come avviene il tutto? Semplicemente all'interno di quelli che sono i nostri percorsi vi vengono date delle poche semplici linee guida da seguire, come ad esempio mangia i carboidrati, puoi utilizzare i condimenti, puoi mangiare i dolci e tanto altro, insomma. E vi portiamo al raggiungimento dell'obiettivo, ma è un percorso, proprio come quando prendete la patente. Per prendere la patente non è che vi danno il consiglio, vi dicono oh, metti la prima, forse il consiglio che ti do è di mettere la seconda. No, è un percorso che fate insieme al maestro di guida o alla maestra di guida. La stessa cosa vale con FESPA, è un percorso dove vi insegniamo come mangiare. In particolare, ciò che facciamo, ciò che insegniamo alle nostre pazienti è a capire come sono fatti i cibi, quindi come sono composti i cibi e come questi ultimi possono essere inseriti all'interno della propria quotidianità. Poi
Insegniamo loro ad avere un rapporto sano con il cibo, quindi andando ad annullare, ad eliminare la visione di cibo buono e cibo cattivo, di giorno di sgarro, di cibi proibiti, tutte queste cose qui. E c'è anche un affiancamento dal punto di vista motorio, perché ovviamente l'esercizio fisico è fondamentale non solo per tonificare il proprio corpo, ma anche per rimodellare tutto il proprio corpo, per raggiungere un fisico tonico. Come vi dicevo prima, esercizio fisico da non intendersi come mi scasso in palestra, vado in palestra e faccio 50.000 minuti di cardio, ma 20, 30, 40 minuti massimo, 2-3 volte a settimana, anche comodamente da casa. Gli alimenti vengono pesati? Allora, Francesca, in un primo momento sì, e successivamente no. Mettiamo a disposizione, proprio perché è un percorso, mettiamo a disposizione anche altri strumenti se non vuoi utilizzare la bilancia per pesare gli alimenti. Ma perché vengono pesati gli alimenti? Perché ovviamente lo scopo di FESPA è quello di renderti libera, di farti poi camminare con le tue gambe senza essere schiava di una bilancia, senza essere schiava degli strumenti, eccetera, eccetera. Quindi è normale che per conoscere l'alimento tu debba inizialmente capire anche un po' qual è il peso, ma nel momento in cui sai che quell'alimento pesa X grammi, non è che lo pesi ogni volta, ok? E soprattutto poi la bilancia la mettiamo da parte perché non è sostenibile. La sostenibilità è il terzo tassello del metodo FESPA, infatti. Ciao Marcella, ciao Antonia. Cara Federica, quanta pazienza hai, che io non avrei, sei sempre chiarissima nel parlare e spiegare. Grande Teresa. Io Federica, oltre al piacere di poter mangiare di tutto ma con moderazione, ho avuto grande beneficio dagli allenamenti che faccio 3 volte a settimana a casa e che mi fanno star bene. Grande Anna Maria, grandissima. Quanto dura il percorso? Dipende, i percorsi vengono stilati, cuciti addosso a quelle che sono le esigenze della singola donna, in base a quella che è la situazione ovviamente, quindi la durata varia, non c'è una durata standard, e ecco perché bisogna far approfondire il discorso in una consulenza. Anche il costo del percorso è variabile, dato che 1, 2, 3, 4, insomma, basta una che le domande poi si ripetono. Anche il costo del percorso è variabile, varia in base a quelli che sono i mesi di affiancamento, in base a quello che è il supporto, in base a quelle che sono le consulenze nutrizionali, eccetera, eccetera. Ecco perché vi invito ad approfondire il percorso all'interno di una consulenza. C'è il link nei commenti, non vi preoccupate, non siamo un call center, non c'è un obbligo di acquisto. Fate la consulenza, fate analizzare la vostra situazione. Nel momento in cui ci fossero i requisiti necessari per accedere ad uno dei nostri percorsi, vi verrà presentato il percorso studiato per voi e potrete decidere se diventare le nostre prossime storie di successo oppure restare nella condizione attuale. Ci sono dei prodotti da comprare nel percorso? No, nessun prodotto, come dicevo prima, non ci sono pillole, non ci sono integratori, non ci sono niente di tutto ciò. Ok, quindi ricapitolando, torniamo a noi, all'obiettivo, o meglio, alla protagonista di questa diretta, di questa nostra paziente, che facendo un brevissimo recap ha perso 6 kg dall'inizio del suo percorso, 33 cm a 54 anni, nonostante abbiamo detto dolori alla schiena dovuti ad ernie, artrite ai piedi, problemi cervicali, stitichezza e calcoli renali, quindi nonostante tutto questo ambaradan di problemucci, di patologie, di dolorucci, questa nostra paziente si porta a casa questi primissimi meravigliosi risultati ottenuti mangiando tutto, quindi senza eliminare i carboidrati, senza rinunciare al dolce, senza fare cucine separate, senza prendere pillole, integratori vari, prodottini vari, ma soprattutto senza allenamenti estenuanti, anche perché vedendo tutta la sua situazione capite bene che non può
fare allenamenti lunghi, stancanti, che andrebbero solo a peggiorare la sua composizione corporea, oltre che tutti i suoi dolori. Quindi io rinnovo i complimenti a questa bellissima paziente. Ci vediamo nella prossima diretta, che sarà mercoledì pomeriggio, più o meno sempre quest'ora qui. Restate per restare aggiornate, insomma, seguite la pagina oppure seguite il gruppo. Voglio vedere ancora tanti complimenti per questa donna, per questa super paziente. Ci vediamo nella prossima diretta. Ciao a tutte!